Oi oh, Vi uh, ho appena letto questa commedia di Goldoni che si chiama Le smanie per la villeggiatura ed è troppo interessante. Secondo me ti potrebbe piacere. Di cosa si tratta? Allora, te lo dico in breve: è del 1761 eh, ed è la prima commedia di una trilogia che si chiama La Trilogia della villeggiatura. I personaggi principali sono Filippo, che è un cittadino vecchio e socievole ed è un po' succube della figlia, che è Giacinta, che rappresenta una donna persuasiva e ambiziosa, che ha ben due amanti, non uno, Guglielmo e Leonardo. Leonardo, appunto, innamorato di lei, è un uomo geloso, orgoglioso e molto schiavo dell'apparenza. Ha una sorella di nome Vittoria, che anche lei è ossessionata dal giudizio degli altri, e tutti questi personaggi decidono all'inizio di questa commedia di partire per la villeggiatura a Montenero, che è una collina vicina a Livorno, per questa vacanza, diciamo. Ah ok, ho capito. Quindi ricapitolando Filippo ha come figlia Giacinta. Guglielmo e Leonardo sono innamorati di lei, e Vittoria è la sorella di Leonardo. Poi ovviamente ci sono anche dei personaggi secondari, come per esempio la parte della servitù, che è composta da Cecco e Paolo Alberto, e che sono i servitori di Leonardo, e Brigitta, che è la cameriera di Giacinta. Infine troviamo Ferdinando, che è l'amico scroccone di Leonardo, un po' come te, e Fulgenzio, che è l'amico di Filippo, che invece è saggio e ragionevole e lo aiuterà poi a trovare una soluzione a tutte le smanie presenti nella commedia. E però, oltretutto, lo scopo di, di Goldoni, di, mentre scrive questa commedia, non è solo di far divertire, ma anche di far riflettere, quindi eh, c'è cioè, a cioè, gioco. Quasi quasi mi viene voglia di leggerlo. Ma fa riflettere su cosa? Allora, innanzitutto Goldoni fa una critica alla società lui contemporanea, in particolare alla classe borghese. Inoltre si accanisce sul desiderio di apparire e le sessioni di giudizio attuali nell'assere umano, perché a tutti almeno una volta nella vita cioè, è capitato di sentirci bloccati a causa del giudizio degli altri. Infine parla del ruolo della donna nei personaggi di Vittoria e Giacinta. Perfetto, vado a casa e me lo leggo. Il primo atto inizia a casa di Leonardo, che si sta preparando per partire alla villeggiatura di Montenero. Leonardo sperpera il suo denaro e si indebita facendo acquisti che non si può permettere, per esempio, compra anche due cavalli per l'amico Filippo per paura di sfigurare davanti all'opinione pubblica. Discute anche con la sorella Vittoria perché si lagna che non vuole partire senza il suo mariage, un vestito all'ultima moda, ma Leonardo si rifiuta di ascoltarla. Arriva il suo amico Ferdinando, definito a Gaudon stesso uno scrocco che cerca di farsi invitare in ogni luogo per poi andare dove più gli aggradia e gli conviene. Stavolta prende di essere ospite a casa di Leonardo, alla partenza per la villeggiatura. Paolo, servitore di Leonardo, è l'unico di questi che si fa notare per i suoi ragionati e buoni consigli, che però non vengono mai presi in considerazione. Leonardo invia il suo servitore cecco da Filippo per informarlo dei cavalli e ricevere più informazioni su Guglielmo, alto pretendente di Giacinta, che si scopre essere ospite di Filippo nella partenza. Infine, Leonardo si reca da Giacinta, lasciandola indignata per la sua gelosia, comunicandole che è deciso a non partire a causa dell'invito fatto a Guglielmo. Oi Giaci, sono fuori dalla porta. Volevo augurarti buon viaggio. Adesso mando Brigida ad aprirti. Come mai hai deciso di non partire per la campagna? Non volevo essere l'intralcio. Ma è per Guglielmo? Sì, sono rimasto molto deluso. Non è stata la mia scelta. È mio padre che decide chi invitare. Tu non ti sei fatta problemi, però. Avrei preferito che tu decidessi di non partire, sapendo di Guglielmo. Ma questo è ridicolo. Se non andassi a Livorno, sparlerebbero tutti di me. Visto che non mi ascolti, è inutile continuare a parlarne. Io in villeggiatura insieme a quello lì non ci vado. Sai che non toller la gelosia. Oggi hai oltrepassato il limite. Che tu voglia o no, andrò in villeggiatura. Fa come ti pare. Il secondo atto inizia a casa di Leonardo. Vittoria, che finalmente è riuscita a ottenere il suo abito, si dispera a causa dell'annullamento della partenza da parte del fratello, il quale, affranto dalla gelosia, fa disfare i bagagli e restituire le merci prese a credito. Vittoria allora cerca di dissadere Paolo, dal quale scopre che Giacinta è la causa e decide di andare a parlarle. Vittoria e Giacinta si parlano in modo ipocrita, essendo spinte da una forte invidia reciproca dovuta al fatto di possedere lo stesso vestito. Leonardo intanto capisce che cancellare la partenza non è la soluzione, perciò decide di chiamare l'amico Fulgenzio in suo aiuto. Quest'ultimo va a parlare con Filippo e lo convince a ritirare l'invito fatto a Guglielmo. Fulgencio gli spiega che qualora un gentiluomo volesse dichiararsi a sua figlia esiterebbe perché essa, ancora da maritare, si troverebbe sola e in compagnia di Guglielmo. Filippo, indeciso sul da farsi, viene convinto da Giacinta a non disdire l'invito fatto, siccome qualcuno avrebbe potuto insinuare che non era più in grado di ospitare per questioni finanziarie. Giacinta Puoi andare a chiamarmi un servitore? Per quale motivo? Non sono affari tuoi. Dai, dimmi il motivo. Scommetto che c'entra Leonardo. È venuto a casa nostra il signor Fulgenzio e ha detto che se invitassimo Guglielmo, la gente potrebbe pensare male in quanto sia ancora single. Non commento. Dimmi cosa ne pensi. Come fai a non arrivarci? Se non invitassi Guglielmo poi la gente penserebbe che non te lo puoi permettere. A sto punto non facciamo meglio a non partire. Eh no, in ogni caso a Livorno sarebbero pronti a giudicare questo gesto. Allora non vedo altra scelta. Guglielmo deve partire con noi. Grazie figliola dei buoni consigli. Il terzo atto si svolge prevalentemente a casa di Filippo. Leonardo, convinto che Guglielmo non partirà, fa riprendere i preparativi e manda Fulgenzio a chiedere la mano di Giacinta. Vittoria, intanto, per non rinunciare alla villeggiatura, decide di partire con sua cugina. Quando Leonardo scopre che Guglielmo è ancora ospite da Filippo, si sente tradito dall'amico Fulgenzio e Furente si reca a casa di Filippo. Qui vi è una certa discussione tra Leonardo, Fulgenzio e Filippo. Tutto si sistema grazie all'intervento di Giacinta, che spiega di aver convinto lei il padre a non disdire l'invito fatto a Guglielmo. A questo punto, Leonardo, con il consenso di Filippo, dichiara di volere Giacinta in moglie, che, essendo ora impegnata, può viaggiare senza disguidi con Guglielmo. I protagonisti mettono fine alle loro smanie e partono per la villa felici e contenti.